Cari buongustai, bentrovati a casa tua. Oggi siamo direttamente in quel di Reggio Calabria, praticamente in un pezzo di costa meravigliosa che abbiamo riservato per voi e la conosceremo però all'interno di una struttura che avete già conosciuto nella scorsa edizione di A Casa Tua. Ci troviamo al Regent Hotel, dove conoscerete solo una parte oggi di quelle che sono le eccellenze calabresi. E a parlare di Calabria, delle eccellenze, abbiamo proprio chi vi vuole dare il benvenuto, quindi chi meglio del direttore del Regent Hotel, il nostro Paris, Giovanni Paris. Ben trovato a casa tua, Giovanni. Buongiorno a tutti. Come va? Tutto bene. Tutto bene, la Calabria delle eccellenze direi che ha avuto questo start iniziale, questa sì. È la prima puntata che sì. Vedrete tra l'altro ogni sabato in onda da casa tua, quindi chiudiamo diciamo la settimana in bellezza con il meglio che c'è della nostra regione, soprattutto non solo da un punto di vista di realizzazione di ricette, vero direttore, di impiego di ingredienti del territorio, quale sì, parte di questo progetto di cui adesso ci parlerai, ma anche conosceremo le risorse umane che abbiamo e che andranno a lavorare proprio gli ingredienti di base. Quindi conosceremo le scuole, alcuni rappresentanti delle scuole alberghiere della provincia di Reggio Calabria. Oggi iniziamo con Villa San Giovanni, che è una delle tre scuole alberghiere che fanno parte di questo progetto, perché le altre due sono Locri e Polistena. Però questa volta iniziamo con Villa San Giovanni. Esatto. Vicino a noi. Vicino a noi. Bene, allora direttore, questo progetto, ripetiamo ancora così memorizzate bene di cosa andremo a parlare tutti i sabati fino a giugno. Fino a giugno, esattamente. Tutti i sabati fino a giugno, un sabato al mese verrà dedicato appunto a questa bella rassegna che si svolge in questo hotel, non a caso. Questo progetto quindi nasce con quale intento? Con l'intento di promuovere, cioè la Regent Hotel, la Siviglia Group, comunque la direzione di questo albergo, ha l'intento di far conoscere, di portare alla conoscenza del grande pubblico tutte le eccellenze che ci sono sul territorio della provincia di Reggio Calabria e le risorse umane che sono delle eccellenze e le scuole alberghiere che questo fanno e che devono essere valorizzate e che veramente meritano di essere valorizzate. In questo il Regent ci mette tutto di suo e naturalmente in questo caso abbiamo anche degli sponsor che hanno prodotti di eccellenza, anche questo è importante dirlo, è importante dire che con noi partecipano e sono parte integrante di questo progetto degli sponsor che fanno della loro filosofia di mercato il prodotto di eccellenza. Benissimo, ritornerò tra poco da te caro direttore. Grazie. Perché il ruolo importantissimo e principale lo hanno chiaramente i nostri ragazzi. Allora vi voglio presentare subito, partiamo come ogni pranzo che si rispetti dalla realizzazione di un antipasto rigorosamente a base di pesce, perché è chiaro, avendo a due passi un mare meraviglioso, noi abbiamo subito il pesce spada pescato appunto nello stretto di Messina. E chi ha realizzato per voi questo antipasto per rappresentare l'istituto alberghiero di Villa San Giovanni? Lei è Maria Pastorino. Maria, ben trovata intanto a casa tua. Raccontaci, mentre noi vedremo il supporto, le immagini della realizzazione di questo antipasto, gli ingredienti e i passaggi. Allora, questo innanzitutto è un canestrino di pane fatto con il pesce spada, melanzane e pinoli. Precedentemente ho tagliato il pesce spada, poi ho tagliato le melanzane, le ho messe con la farina e le ho fritte. Ho preso una padella, ho messo l'olio per riscaldare, ho messo l'aglio, i pinoli e il basilico. L'ho fatto rosolare per un po' e poi ho messo il pesce spada. E invece questo croccante di pane come viene lavorato? Sì, ho tagliato innanzitutto il pane. L'ho messo in dei... Diciamo che pane rigorosamente prodotto dal Regent e che praticamente è con lievito naturale. Sì, sì. L'ho messo nelle pirottine precedentemente fatte col burro. Col burro e l'ho messo al forno per 5 minuti. 5 minuti, quanti gradi?
180 gradi, sì, quindi sì. Chi ci stesse guardando da casa può tranquillamente ripetere nei passaggi questo ottimo antipasto. L'idea nasce come? È un piatto molto... di ispirazione territoriale, no? Sì, vero? Quindi ingredienti che siamo abituati a mangiare bene. Le melanzane, cioè il pesce spada, poi il nostro territorio, quindi... Il pesce spada dello stretto, il pesce spada dello stretto. Lo diciamo sempre, più magro e tonico perché deve subire questi stress tra le correnti dei due mari. Bene, invece ci troviamo insieme ad un altro rappresentante della scuola alberghiera di Villa San Giovanni, rappresenta dei ravioli. Lui è? Roberto Crucitti. Roberto Crucitti. Roberto, i ravioli sono ripieni di sono cosa? Sono ripieni di stocco, di pesce stocco. Naturalmente fatto qui nelle nostre zone sono delle mezzelune, non ravioli, di pesce stocco con crema di gamberi e scampi e insaporito al bergamotto, perché giustamente approfittiamo del tocco, certo, del territoriale. Poi tu sai che a casa tua ha i prodotti peculiari del territorio, quindi meglio sfruttarli e meglio apprezzarli, amarli, anche perché il bergamotto, ve lo ripetiamo ancora, è nutraceutico, quindi ci nutre e ci cura contemporaneamente. Certo. E spiegaci i passaggi. Allora, so che la pasta fresca... La pasta fresca è stata... È un omaggio. È in omaggio, ma da chi? Direttore, aspetta un po'. Direttore, abbiamo qui l'onore di presentare la Reggianella. La Reggianella, sì, che è un prodotto d'eccellenza del Regino. I proprietari di questa piccola azienda producono pasta fresca Saverio tutti i giorni. Tuffio, esatto. Insieme alla moglie Maria. Esatto, e producono tutti i giorni pasta fresca, pasta di grandissima qualità, e oggi ne avremo un assaggio qui da noi. Questo è uno dei motivi anche di questo progetto, cioè sposa l'arte culinaria, importante perché la cucina è anche arte, e soprattutto arte oggi, non è più improvvisazione, ma è certezza di valorizzare anche questi sapori, e loro, questa piccola azienda, valorizzano proprio i sapori che sono nostri. Ecco perché lo stocco, ecco perché il pesce spada, ecco perché tante altre cose. E l'artigianalità e l'impiego di materie prime, giusto? Che provengono tutte dal nostro territorio, che sono parte integrante di questo territorio, che è soprattutto offre, come dicevo, prodotti di qualità. Qualità per un consumatore attento, visto che oramai stiamo facendo propaganda di come mangiare bene, partendo da tutto ciò che cresce attorno a noi, e quindi in un certo senso dovete anche capire e comprendere che quello che portiamo in tavola rappresenta un po' anche la nostra identità, e che molto probabilmente noi riusciremo a digerire, a mangiare, a nutrirci meglio dei nostri prodotti, proprio perché siamo nati in mezzo a loro. In mezzo a loro. Ti lascio di nuovo. Come aspetta, no? Questo trespolo, non ti muovere, perché adesso ritorniamo ai passaggi. Quindi abbiamo reperito la pasta fresca dal pastificio Reggianella dal 1980, pasta di primissima qualità. Allora, come sei andato avanti? Dicendo, prima di tutto ho pulito gli scampi e i gamberi, con i carapaci che mi sono rimasti ho fatto un fumetto, mettendo a rosolare un pochettino di cipolla con l'aglio, ho rosolato gli scampi insieme ai gamberi, e con la polpa intanto me la sono messa da parte e l'ho tritata per poter fare una piccola cremina. Con questa crema ho fatto rosolare i gamberi, ho aggiunto il brandy, ho aggiunto poi i pomodori secchi, che non ti avevo detto prima. Li vedevo, tra poco. Inconfondibili. E dopodiché ho incorporato la vellutata, sarebbe il fumetto, con la crema di gamberi, e scampi. Senti, la crema, quindi il fumetto, l'hai ridotto con qualche procedura particolare? Vabbè, intanto l'ho fatto ridurre a fuoco alto, quindi un pochettino si è asciugato, e poi ho fatto la vellutata con una roux, che sarebbe farina con olio, in modo da poter amalgamare meglio il composto. Farina con olio. Mi soffermerei qui, direttore Paris, se sei d'accordo. Vi ricordo che siamo sempre al Regent Hotel a Catona, un posto meraviglioso dove poter venire a trascorrere non solo da un punto di vista ricettivo, quindi riposare e concedervi un momento di relax, ma anche, perché no, concedervi un momento piacevole, anche se siete
siete in un viaggio di affari, vero direttore? Vero. E poi questo è un periodo un po', diciamo, che ci costringe a stare dentro la struttura, ma qualora vi voleste anche recare durante la primavera e l'estate, fuori c'è il Green Lemon, ce ne parli lei, e poi direttore? Abbiamo il Green Lemon, che è il nostro ristorante all'esterno, poi è storico tra le altre cose, ed è una struttura che d'estate offre anche un'ottima pizza, veramente un'ottima pizza, ma soprattutto abbiamo anche l'affaccio sul mare, un mare meraviglioso, un posto secondo me unico al mondo, davvero unico al mondo, dove poi cantato da tutti, da Omero fino a tutti i nostri grandi poeti, leggende, miti. E quindi legare sì anche l'arte culinaria, l'arte paesaggistica, paesaggistica, a tutto, ma è veramente un per stare. Beh, poi immaginate un po', noi riflettiamo sempre, facciamo delle riflessioni, perché a noi non interessa soltanto mangiare, ci interessa anche non solo nutrirci, quindi apportare dei nutrienti, promuovere la dieta mediterranea e fare in modo che appunto tutte le proprietà possano in un certo senso mantenerci anche a lungo, no? E renderci longevi, così come dimostra il modello della dieta mediterranea. Ma quanto può essere bello assaporando il retrogusto di un olio che potete trovare nella vostra pietanza, o bevendo un ottimo calice di vino, di cui poi daremo le nostre dritte, soprattutto andremo a dire quale vino abbiamo scelto per la Calabria delle eccellenze, essere praticamente circondati, ammagliati dal profumo dei limoni fuori nel giardino, certo, delle zagare e dei gelsomini. Esatto, potrebbero esatto. essere dei profumi che potreste ritrovare addirittura nel vostro calice. Di per sé diventa già una poesia questa. Poesia. E poi niente, l'abbiamo detto prima, mangiare è un'arte, anche mangiare questo oggi non è una necessità impellente, no, è veramente degustare, capire davvero quello che si sta portando alla bocca. Quindi, uno dei pochi momenti della vita piacevoli. Uno dei piaceri della vita, senz'altro. Come no? E quindi, chiaro, siamo in Calabria, siamo nel territorio ad altissimo, in un territorio ad altissima vocazione olearia. C'è un'azienda che rappresenta e che diciamo è alla base di tutte le pietanze che vedremo realizzare nella Calabria delle eccellenze, ed è in rappresentanza proprio dell'azienda olearia San Giorgio, di San Giorgio Morgeto, il direttore delle vendite, che vi voglio presentare subito, perché ci parlerà bene di come viene prodotto l'olio, di che tipo di cultivar. Intanto diamo il benvenuto a casa tua a Nino. Buongiorno Nino Tripodi. Nino, un cognome reggino, diciamo, sì, prevalentemente. Sì, è diffuso sul territorio reggino. Dunque, rappresento l'olearia San Giorgio, un'azienda che ormai è presente sul mercato e quindi sul panorama addirittura mondiale, un fiore all'occhiello della Calabria, che è presente ormai da 40 anni. È un'azienda che è arrivata oggi alla terza generazione, mantenendo sempre la serietà, la professionalità, quindi non tralasciando nulla al caso, quindi attenta e puntando alla qualità, all'affidabilità, rimanendo sempre attaccati alla tradizione, quindi ma anche tanta innovazione e tecnologia e tanta ricerca, soprattutto un'azienda attenta a questo, proprio in virtù di ciò nasce la Spromontano, che è una ricerca e quindi il giusto equilibrio tra due cultivar, parliamo del Otto Bratico e Carolea, quindi un giusto equilibrio versatile che praticamente si accosta e si appoggia su tutti i piatti crudi e cotti in questo caso. Beh, effettivamente sta parlando di argomenti ai quali i nostri telespettatori di A Casa Tua sono abituati, perché sentite spesso parlare di cultivar, le cultivar che noi utilizziamo anche nel nostro studio sono tantissime e tutte hanno degli equilibri, conferiscono degli equilibri al piatto caratterizzanti. Non per nulla nasce l'idea quindi di creare questo blend tra Carolea e Otto Bratica, perché vi ha dato un'enorme risposta, sì, anche da un punto di vista proprio di premi. È un brand abbastanza ormai multipremiato nell'arco di questi anni della sua, nelle varie della manifestazioni sua, internazionali, sì, addirittura internazionali, maestro oleari nel mondo, parliamo un premio nel 2012. Oggi molto apprezzato anche in Calabria.
L'azienda ormai si propone da tanti anni anche fuori dai confini italiani addirittura. Certo, ritornando invece a quello che interessa al nostro pubblico di appassionati non solo di gastronomia, di buongustai e anche di professionisti, oltre alla Spromontano abbiamo altre due importanti etichette. Dunque, oltre ad una linea di cosmetici. Abbiamo la Spromontano, abbiamo l'Otto Bradico e poi chiaramente l'agricoltura biologica al Terre San Mauro, che è un'altra nuova realtà che si propone da diversi anni, quindi la cultura biologica. Bene, allora per andare avanti anche con quella che è la preparazione, noi avremo modo di vederci anche in altre occasioni presentando altri prodotti, giusto per non dire che con l'olio esiste solo l'olio, ma ci sono tante altre. Vogliamo tutta la gamma dei prodotti cosmetici, assolutamente, no? Che io ho provato in prima persona e ho trovato eccezionali. Abbiamo il pandulivo. Poi avremo anche modo di apprezzare step e conoscere. Step by step, dice una nota canzone. Allora, Nino, ci riserviamo di conoscere l'altra vasta gamma, in bocca al lupo a Grazie. Questa azienda che sicuramente fa del territorio reggino un grande rappresentante nel settore in tutto il mondo. Grazie. Grazie. Ti congedo perché il nostro caro Mario Roberto, ci sono un sacco di ragazzi, oggi ho conosciuto un sacco di ragazzi che tra l'altro vi stanno aiutando, sì. E li troviamo a sistemare anche la sala. Perché, direttore, che cosa avverrà dopo la preparazione, la presentazione con la nostra rassegna? I commensali andranno proprio ad assaggiare? A degustare, sì, a capire veramente che cosa hanno preparato questi ragazzi e a capire anche la qualità di questo prodotto. Abbiamo parlato dell'olio, abbineremo anche un buon bicchiere di vino scelto appunto da Quali un'azienda. Sono le cantine? L'azienda è l'azienda Tramontana, ci offre un bianco, oggi poi lo presenteremo. Assolutamente, dopo la pubblicità, con dopo i secondi piatti. Adesso abbiamo parlato della base, quindi del condimento che andrà a caratterizzare tutti i piatti dell'olearia San Giorgio di San Giorgio Morgeto. Dopo la pubblicità conosceremo invece quale vino andrà ad accompagnare l'eccellenza calabrese che vedrete nei piatti realizzati dai nostri ragazzi della scuola alberghiera. Vi aspetto sempre dopo i consigli per gli acquisti insieme al direttore Paris al Regent Hotel di Catona. Bene, rieccovi cari buongustai, allora andiamo avanti con la preparazione da parte dei ragazzi della scuola alberghiera di Villa San Giovanni. Ve li presento subito perché i piatti, devo dire, raccontano già molto di loro, però andiamo a vedere le loro facce. Benvenuto a... Moroni Giorgio. Giorgio Moroni. Moroni. E tu so che sei un intagliatore, sì. Ormai Daniele Barresi. Di fama internazionale, Daniele Barresi. Sì. Con te vedremo il secondo piatto. Il contorno. Ah, il contorno. Io ho fatto il contorno. Bene, allora permettimi di venire qui in mezzo a voi. Allora è un turbante di spatola con dadolata di patate e pomodori. Brevemente. E con casche di pomodori. I passaggi, quali sono? E allora, praticamente abbiamo pulito le rape, tagliato a cubetti le patate e le abbiamo sbollentate. Dopodiché le abbiamo messe in padella e le abbiamo saltate con olio, aglio e basilico. E abbiamo aggiunto mollica profumata. E poi le scorzette? E poi alcune scorze Il bergamotto ce l'abbiamo nel dessert? Sì, nel dessert. Ok. Abbiamo aggiunto scorze di... Provola affumicata, mamma mia, un'alchimia pazzesca con quella dadolata che poi crea. E l'abbiamo sistemata su un cassè di pomodori. Con cassè di pomodorini, pachino rigorosamente del territorio. Andiamo anche al contorno. Sì, come contorno abbiamo una sfogliata di zucca, abbiamo affettato la zucca cotta a vapore al forno per 5 minuti, abbiamo fatto uno strato di zucca, un po' di mollica profumata con della scamorza e del limone e un po' di sale e pepe, giustamente quanto basta, e tre strati, un po' di salsina agrodolce. Benissimo, allora direttore,
Direi che possiamo intanto dire l'etichetta del vino della Cantina Tramontana. Sì. Qual è? 2012. 2012, sì. 2012. Pregherei Nino, il maître Nino del Regent Hotel, grande figura che potete trovare qui a chiaramente prendere le informazioni su cosa volete degustare, come coccolarvi meglio sia da un punto di vista proprio di accoglienza che quali piatti poi il nostro chef ha in serbo, perché questa del Regent Hotel è una cucina non solo predisposta a, ai clienti dell'hotel, ma anche aperta all'esterno, certo. E proponiamo, come abbiamo già detto, tutto quello che l'eccellenza dei prodotti del territorio. L'abbiamo visto in questi piatti che i ragazzi delle scuole alberghiere hanno preparato, piatti semplici ma nello stesso tempo ben proposti, ben amalgamati e usando prodotti nostri, prodotti che troviamo tutti i giorni, prodotti che si reperiscono tranquillamente sul nostro territorio. Benissimo, poi... Nino, ci vuoi versare, chiedo scusa direttore intanto perché sai che i nostri minuti corrono via velocemente, ci vuoi versare il nostro 2012? Tra l'altro questo è un vino, non un bianco diciamo con una struttura semplice, è un bianco che vede anche un passaggio in barrique, conosceremo magari nella prossima edizione della Calabria delle Eccellenze anche la rappresentanza, magari Ninni ci raggiungerà Montana, speriamo magari di poterlo avere, e ci parlerà di tutte le etichette ormai famosissime tra sia vitigni autoctoni che comunque blend con dei vitigni internazionali. Questo mi pare che sia un greco in purezza con dello chardonnay. Greco e chardonnay. Greco e chardonnay. Greco e chardonnay. Benissimo. Selezione di questi due vitigni un po' particolare per questa zona. Bene, è un vino, dicevamo, un po' più complesso perché effettivamente i piatti serviti qui al Regent Hotel non sono dei piatti semplici, c'è sempre un elemento che va oltre la semplicità del piatto, quindi sì. Caratterizzare, alchimizzare anche gli ingredienti del territorio non è facile, richiede un vino di un certo spessore. Come il greco. Come il greco, bianco. Che è un nostro vitigno per definizione. Allora, temperatura di servizio? 12-13 gradi. Benissimo, vai caro. Con questo che cosa ci facciamo? Non ci facciamo niente. Ce la facciamo assaggiare al direttore. Ah, facciamo assaggiare al direttore, va bene. E perché il direttore? Beh, il direttore sì, perché nel frattempo invece io vi vorrei presentare una figura femminile che rappresenta direttore della proprietà, la professoressa Luisa Fatto Russo, che da questa parte fate spazio, ragazzi, fate spazio, potete andare anche di là tranquillamente, vi richiamerò io. Bentrovata, grazie, professoressa, grazie. Benvenuta intanto a casa tua. Grazie, a casa nostra. Allora, dottoressa, questa è del Regent, è una realtà che vi vede già nel settore da diversi anni, però è sempre in continua evoluzione, così come la cucina, anche lo stile degli arredamenti. Ci parli un po' di come nasce intanto l'idea di mettere su una struttura a due passi da un mare meraviglioso? Beh, nasce riprendendo una tradizione di famiglia, ma cercando di darle continuità per dare lavoro al territorio. E in questo senso queste iniziative si collocano proprio nel contesto di una serie di attività che il Regent si propone di svolgere proprio sul territorio per valorizzare le eccellenze a livello di prodotti, e l'eccellenza è a livello di persone, perché noi siamo felici di ospitare qui stamattina proprio gli allievi di questa scuola alberghiera, la più vicina a noi nel territorio, perché noi teniamo che il nostro territorio, che ci auspichiamo possa avere un ottimo sviluppo turistico, possa dar lavoro e valorizzare i nostri migliori ragazzi. Assolutamente sì, è importantissimo quindi sensibilizzarli a scuola, sin dalla scuola, sin da l'età praticamente sia nelle scuole elementari. Tanti sono i progetti che hanno visto anche a casa tua presente nel weekend del Clementino, il weekend del Bergamotto, quindi continuiamo qui dal Regent con la Calabria delle Eccellenze, ed è importante anche mandare un messaggio magari anche ai colleghi, altri professori, certo, che si devono occupare di cosa in questo momento storico. È importante molto la formazione dei ragazzi all'accoglienza del turista, formazione
nella preparazione dell'eccellenza e formazione in un orgoglio della nostra terra che deve essere coltivato, io credo, perché abbiamo delle persone valide e quindi possono eccellere. Benissimo, grazie mille, ci vedremo nelle altre puntate della Calabria delle Eccellenze qui dal Regent. Direttore, torno da lei, intanto i ragazzi che devono rappresentare il dessert si possono mettere nella postazione. Dicevamo un progetto questo intanto supportato da tre aziende regine di tutto rispetto con i vini tramontana, abbiamo anche il passito che andremo ad abbinare a questo semifreddo, l'olearia San Giorgio, il pastificio Reggianella che è solo diciamo una eccellenza minima, al momento se ne aggiungeranno tante altre. Sicuramente altre, cammin facendo. Ma ha detto bene la professoressa Fattorusso, quello di far conoscere, cioè il compito delle scuole in questo caso è la formazione, dire ai ragazzi che cos'è il territorio, che cos'è la nostra cultura, da dove proveniamo, che cos'è il nostro patrimonio artistico, il nostro patrimonio anche contadino, perché anche il nostro patrimonio contadino è arte e cultura, e anche quello che loro fanno è arte e cultura. Oggi, l'ho detto prima, lo ripeto ancora, la cucina non è una cosa inventata, la cucina è una cosa seria, ed è arte e cultura, esprime noi stessi, esprime il nostro modo di essere, di vivere, di pensare, e noi qui a Regent abbiamo sempre, da sempre, incentivato questo, è il motivo per cui cerchiamo con questo progetto di far conoscere a tutti, a quante più persone possibili, qual è la nostra mission. La mission, e di mission si tratta, non è solo la nostra quella di rappresentare i piatti nella sequenza della preparazione delle ricette, ma è anche diffondere questi messaggi che noi siamo quello che mangiamo. E allora, visto che la Calabria è ricca di un patrimonio agroalimentare, enologico, da fare invidia ai più, ragazzi, voi ritenete di conoscere abbastanza bene già i prodotti del nostro territorio? Vabbè, non è che conosci subito i prodotti, pian piano crescendo impari. Però vi state sensibilizzando, certo, tantissimo. Partiamo appunto dall'utilizzo degli ingredienti per realizzare questo che è un semifreddo al bergamotto su croccante al cioccolato. Hai visto? Già hai preso praticamente due ingredienti che sono emblematici del territorio reggino, ma emblematici di tutta la Calabria. Spiegaci i passaggi per realizzare. Allora, il semifreddo. Innanzitutto abbiamo fatto montare lo zucchero con le uova, poi a parte abbiamo fatto riscaldare il latte a 60 gradi e poi aggiunto la colla di pesce che abbiamo fatto ammorbidire in acqua fredda. Dopodiché la colla di pesce è stata aggiunta al latte e poi il latte è stato aggiunto allo zucchero montato con le uova a filo. Dopodiché abbiamo messo la panna montata, la panna precedentemente fresca. Sì. E l'abbiamo amalgamata a mano con la frusta. Dopodiché è stata aggiunta la pasta di bergamotto e poi abbiamo preso questo croccante che è stato fatto con cioccolato, nocciole e rum e l'abbiamo messo sopra con l'aiuto di una spatola e poi tagliato a spicchi e fatto. Quanto la decorazione. Quanto deve rimanere in freezer? Finché si solidifica, il tempo che occorre. Bene, bene. Dopodiché la decorazione di isomalto. Questo è l'isomalto? Sì, questo è l'isomalto. Ah, che bello! E come avviene questa lavorazione? Dai, ditemi al volo. L'isomalto aspetta, non correre, c'è tempo. L'isomalto è uno zucchero ricavato dalla barbabietola, viene sciolto in un pentolino e dopo viene colato in acqua gelida, quindi dà questo effetto cristallino che... Fantastico, beh, vogliamo... Al giorno d'oggi decora molti piatti, specialmente in pasticceria. L'occhio, anche l'occhio e il colore vuole la sua parte. Vogliamo ringraziare con te, tra l'altro... Non ti ho presentato prima. Maria Grazia Biselli. Maria Grazia Biselli, chi è il professore che vi ha coordinato? Lo dobbiamo salutare. Il professor Pitasi. Giovanni Pitasi, soprannominato da me Gianni, perché sapete che io devo entrare in confidenza subito. È chiaro che i piatti rappresentano anche l'impronta del vostro docente in questo, certo, caso. Ok, quante ore al giorno fate di cucina? 5 ore.
5 ore? Tutte di cucina? No, magari 5 ore la settimana. Cinque poi ore è settimana. Normale che ci sono le altre materie. Sono un po' poche, eh? Sì, è normale. Sono un po' poche. Facciamo un appello allora ai ministri che possano ampliare, vero direttore? Come no? Inserire come no? nei moduli didattici più ore di cucina. Perché anche poi con... verso le aziende, magari. Fare degli stage, certo, assolutamente, magari con tanto di crediti poi annessi, ma non è solo questo, è che poi anche ringraziare chi deve ringraziare? Attenzione, hanno già il dono della parola, questi sono nati showman. Dobbiamo ringraziare i professori che sono veramente professionisti, che in 5 ore ci permettono di formarci per bene. Questo devo anche dire, da dire che se il risultato è questo, infatti, ci con sta proprio. Ore già è, credo che è molto. Ci sta proprio un applauso spontaneo da casa, immagino, cari buongustai, tra una portata e l'altra. Per ritornare al nostro progetto, questa è solo la puntata iniziale, questa vedremo ancora tante altre aziende. Di altre cose, sì. E altre cose, perché ci soffermeremo su qualche prodotto in particolare del qualche nostro territorio. Un prodotto in particolare, certo, l'olio, il vino. Altri prodotti agroalimentari, senz'altro. L'ortofrutta è anche importante. È importantissimo. Qui a Reggio non si può che parlare di bergamotto, di clementine, di tanti altri prodotti che comunque fanno parte della cultura reggina, fanno parte della cultura di questa provincia e che sono, come dire, famosi nel mondo, ma ancora pochi conoscono per alcuni usi che se ne possono fare in cucina. Vedi il bergamotto, che prima era usato solo ed esclusivamente per quanto riguarda la base dei profumi, e oggi invece trova un utilizzo. La mission di A Casa Tua è proprio per questo, siamo sullo stesso canale, in siamo questo sullo caso stesso canale. Qui c'è il canale di Sicilia. ci avete raggiunto sul nostro canale proprio per andare avanti in questa direzione, questa che è una missione non solo di riscoperta di identità proprio nostra, che passa attraverso la cultura del nostro buon cibo. Il nostro obiettivo è quello di promuovere anche un tipo di turismo come il Regent, vero direttore, mi dicevi prima, il Regent ha questa missione e questa anche questo scopo di voler avvicinare di il turista. Al turista, oltre che le bellezze artistiche e architettoniche che comunque la provincia offre, anche i cibi, anche i vini, anche l'olio, che sono comunque delle forme, lo ripeto per l'ennesima volta, di arte. Assolutamente sì, quindi il prossimo appuntamento vedrà, sappiamo già quale istituto? Il prossimo appuntamento vedrà Locri, l'istituto di Locri, il protagonista in questo caso in cucina, e poi nel prosieguo anche Polistena. Benissimo, quindi vi racconteremo dei prodotti del territorio reggino, so che conoscete tantissimo, ma noi non finiremo mai di accompagnare magari gli stessi ingredienti, magari delle pietanze che tra loro possono somigliare, ma verranno sempre affiancati a persone, personaggi nuovi. In questo caso avete conosciuto parte della rappresentanza degli alunni della scuola alberghiera. Vogliamo anche ringraziare il dirigente dell'istituto, che sicuramente sicuramente ha avuto un ruolo importante, no? Nell'approvare questo progetto. Assolutamente sì, tutti i dirigenti di tutte e tre le scuole dobbiamo ringraziare, perché hanno approvato e immediatamente questa cosa è partita così in sordina, invece sembra che insomma riscuota il consenso di tutti quanti, e questa è una cosa molto molto importante, vuol dire che è sentita, vuol dire che ci appartiene, vuol dire che fa parte di noi. Assolutamente e poi sì. Questi ragazzi, quell'ultima cosa, devono poter essere valorizzati, perché ciò significa che queste eccellenze, perché sono delle eccellenze, vuol dire che ci sono realmente e non dobbiamo farceli scappare, dobbiamo mantenerli qui da noi, non farli andare via. Assolutamente, beh, questo è soltanto il clou, diciamo, il sunto di quello che potete trovare qui al Regent Hotel. La Calabria delle eccellenze è disponibile sulle tavole delle sale, vero? Sia esterne che interne degli ambienti del Regent Hotel tutto l'anno. Tutto l'anno. Per godere della suggestione che vi può riservare sia il personale, sia gli operatori di sala che avete visto alle nostre spalle a girarsi qua e là, sia gli chef impiegati in cucina, il grande esperto
nel settore, il direttore Paris, vi aspettano chiaramente per offrirvi tutto quello che di meglio c'è nella stagione in cui avrete il piacere di venire a trascorrere qui un momento di relax e di buona cucina. Esatto. Allora, direttore, ci vediamo alla prossima. Alla prossima, sì. Alla prossima e come sempre tante cose buone da mangiare a tutti. Un abbraccio forte a tutti i vostri compagni, colleghi, va bene? A tutti i professori. A domani.